Stavo vincendo l'ultimo, l'ultimissimo, si sentiva un po' clima da ultimo giorno di scuola, anche arrivare dagli spogliatoi, ci sono ancora gli ultimi minuti da giocare e è noto, le statistiche dicono che solitamente il Brescia all'ultima giornata non la sbaglia, porta a casa i 3 punti, anche se ormai la stagione, diciamo, ha detto il suo, però volevo chiederle uno se è un po', comunque le fa effetto pensare che almeno per questa stagione, poi si vedrà, sarà l'ultimo, è stato l'ultimo allenamento qui e poi come vi preparate alla trasferta? No, perché c'è l'ultimo allenamento, questo è sicuro, perché comunque non ci sarà un lavoro supplementare, quindi oggi è stato l'ultimo allenamento, è in un ambiente, in un clima invernale, La Lombardia. sì, da Lombardia, ecco. Poi mi dicono che quando c'è la Mille Miglia, parte la Mille Miglia, è sempre così, quindi ho imparato anche questo. Però vogliamo andare a onorare la partita cercando di portare a casa anche un buon risultato per noi, per i tifosi, perché è giusto così. Quindi la partita è stata preparata come sempre, con attenzione, con lo stesso modo che abbiamo preparato tutte le altre 41, più quelle di Coppa Italia naturalmente. Quindi si va a Terni fiduciosi per fare una buona partita, una buona gara. E poi basta, poi vedremo. È normale che prima dell'ultimo campionato si inizi a parlare un po' di futuro, futuro della squadra, sono bisogni in prestito, la situazione è tutto ancora da definire, detto che aspetterà il Brescia e fino a quando aspetterà, visto che si parla di una ricapitalizzazione, Mamma. Sapevo che oggi si doveva parlare di questo. cosa dovrà. No, dobbiamo naturalmente vedere quello che succederà, nel senso che credo che tutto si metterà a posto, credo che ci siano le condizioni perché tutto si mette a posto, però di fatto siamo senza contratto, quindi voglio dire. Dobbiamo anche un po' guardare e vedere quello che c'è intorno. La mia intenzione è anche quella della società, perché è stato più volte detto e ribadito sia da parte della società che da parte mia, è quella di rimanere qui perché c'è un bell'ambiente, abbiamo già messo le basi su qualcosa e per qualcosa di importante. Abbiamo fatto un ottimo lavoro un po' tutti quanti, quando dico tutti quanti metto anche dentro voi della stampa, tifosi, oltre che naturalmente dirigenti, quindi società e soprattutto i calciatori. E quindi sarebbe un peccato perdere. Dobbiamo aspettare, vedere ancora qualche altro giorno. Ripeto, la volontà da parte della società ormai dichiarata e da parte mia dichiarata è quella di continuare questo splendido rapporto di lavoro e non solo perché comunque si è anche instaurato, a parte il rapporto professionale, anche un ottimo rapporto personale con la città, con la gente, ma soprattutto con la società, nella persona del direttore Saramola, del direttore Castagnini, quindi ci sono tutte le condizioni per poter fare bene anche nei prossimi anni, però c'è sempre questo però che dobbiamo vedere, dobbiamo un po' aspettare. Non sarà per il clima, però la sento un po' più, un po' meno convinta, ma devo vedere, non l'ho mai sentita così possibilista di, giustamente, per No, ma questioni guardate, di, ma se domani giustamente. capita una catastrofe. Io, ma anche il direttore Alessandro Castagnini, siamo persone senza contratto, cioè credo che Certo, infatti. sia umano pensare anche all'eventualità io ripeto, ci penso pochissimo, vi dico la verità, perché sono straconvinto che qui si faccia tutto, ma se un giorno mi dovessero dire, guardi mister, che qui non si può fare più niente, che devo fare? Mica devo stare a Certo. casa, devo guardare, ripeto, è una cosa alla quale non penso minimamente, ma può succedere una catastrofe, cosa che credo assolutamente, sono certo che non succederà qui a Brescia, anzi credo che quest'anno sia stata la base per una costruzione importante e duratura nel tempo, quindi
Questo è il mio pensiero, poi però mi posso anche sbagliare. Ha parlato di basi e in prospettiva futura un po' la preoccupano le tante partenze di giocatori comunque che in questa stagione sono Credo che i giocatori ce ne siano tanti, i nostri giocatori che partiranno di sicuro sono, credo ormai di sicuro, Mazzitelli è un malo, non è della società, quindi vedranno loro quello che fare, il Palermo. Poi per il resto dipende tutto dal Brescia, quindi una base solida il Brescia comunque, indipendentemente da tutto quello che abbiamo detto prima, ce l'ha sulla quale lavorare, quindi questo è molto importante. Poi ripeto, i giocatori bravi ce ne sono anche tantissimi in giro e da questo punto di vista siamo anche tranquilli perché abbiamo delle persone che lavorano in maniera fantastica da questo punto di vista. Castagnini è la prova vivente di quello che ha fatto quest'anno, dei giocatori che ha portato quest'anno, quindi sconosciuti tra l'altro alla maggior parte anche, non dico degli addetti ai lavori, ma anche da qualche addetto ai lavori, quindi non mancherà a lui, ha visto tanto quest'anno, ha visto anche partite di B, ma anche di categorie inferiori e tanti giovani, primavera, quindi avrà già in mente quello che dovrà fare. La settimana scorsa lei ha detto se fosse stato il cammino opposto, cioè una partenza così un po' lineare, sarebbe stato il maniere che io, però sono convinto che con una falsa partenza, non so se adesso saremmo qui ben tranquilli a Sì, festeggiare, no, ma... no, cioè può essere tutto, Sì, ma se fossimo stati noi dall'inizio alla fine, ah beh certo. se ci fossimo stati dall'inizio alla fine, no, ma è evidente che la gente sia contenta. Noi, anche quando viviamo la città e andiamo per strada, la gente ci ferma, ci fa i complimenti, è contenta di quello che abbiamo fatto, visto anche quelle che erano le premesse comunque, visto anche il fatto che la squadra è partita così, non dico in ritardo, ma la società ha fatto la squadra in pochi giorni, quindi è stato tutto un po' così, no? Squadra che nasce per la Lega Pro, che poi diventa una squadra per la Serie B, ultimi acquisti un po' così, di fretta, quindi si è fatto veramente bene. Il cammino opposto non lo so, credo che noi abbiamo fatto veramente tanto, sicuramente potevamo fare anche qualcosa di più, abbiamo commesso degli errori un po' tutti quanti ed è su questi errori che comunque si deve lavorare per il futuro. Sembra di capire quindi che fino all'ultimo lei aspetterà che si risolva la situazione problemi economici di Brescia. Quindi ci diamo come scadenza il 30 giugno per la conferma di Boscaglia, cioè per la sua No, conferma. guarda, non ci sono date, le squadre si costruiscono un po' prima del 30 giugno, quindi cioè, questa cosa di aspettare magari non vorrei che ci facesse pensare qualcos'altro. Io sono qui, ho parlato già con il direttore Sagramo, l'ha detto Castagnini, ho parlato con la società, sappiamo quello che sono i nostri tempi. E vedremo nei prossimi giorni, quindi vedremo quello che succederà perché comunque dalla settimana prossima le squadre che non sono impegnate nei playoff, nei playout, comunque è normale che si organizzeranno per il futuro e quindi incominceranno a delineare un po' di cose. Sapete benissimo quando si vanno a delineare un po' di cose, le prime cose che si vanno a delineare sono gli allenatori. Cioè, una squadra organizzata parte sempre dall'allenatore, dopodiché l'allenatore assieme alla società comunque faranno la squadra. Quindi vedremo, però ripeto, è uno dei miei ultimi pensieri perché ho già parlato con la società di questo. Quindi non c'è una scadenza data 30 giugno piuttosto che il 15 di giugno, che è il momento in cui le cose si mettono a posto, che tra l'altro non sono grossi problemi, dico, si deve trovare una formula per poter tranquillamente. Tra l'altro in questo finale di stagione, oltre al suo campionato, praticamente in questo finale di stagione ha lanciato giovani della primavera, sempre per problemi, sempre per questioni legate a squalifiche, infortuni,
Comunque erano giovani, penso in particolare a Seide Margheriti, che le hanno voluto bene in prima squadra per tutta la stagione. Pensa che anche nell'ultima di campionato darà spazio a loro. Ma rientrano Martinelli e Mazzitelli e meritano anche loro di giocare perché hanno fatto una stagione straordinaria. I ragazzi li portiamo con noi, portiamo con Mangrelicci e Said, quindi saranno con noi, è anche possibile un loro ingresso in campo, non è da escludere. Però questi sono due ragazzi che anche l'anno prossimo saranno alla base comunque del progetto Brescia, quindi sono giocatori uno del 97 e uno del 98 sui quali appunto il Brescia può puntare per i prossimi anni. Poi si deve anche vedere quello che succederà nel loro percorso di crescita, capire se sono pronti per giocare in Serie B, cioè, come dire, con continuità o meno, però sono due ragazzi di buona prospettiva. Quindi vedremo. I ragazzi tra l'altro sono molto contento che non hanno esordito, cioè che non hanno fatto l'esordio o li abbiamo fatti giocare solo per fargli fare la presenza, ma hanno giocato per necessità, quindi perché noi crediamo che sono giocatori importanti per questa squadra e tra l'altro ci hanno anche dato una grande mano, sia Said che Mangreviti, nel senso che la settimana scorsa hanno giocato tutti e due, la settimana precedente ha giocato solo Said. Sono giocatori che non vogliamo solo fargli fare la presenza, ma sono giocatori che sono entrati perché avevano bisogno e quindi crediamo in loro. A proposito di rientri, a Termini dovrebbe rientrare anche da solo. Michele partirà con noi, sarà con noi ed è probabile un suo ingresso in campo perché è un ragazzo che lo merita, perché adesso comincia a stare bene. È sfortunatissimo, ha avuto due infortuni gravi quest'anno, il primo è una frattura al piede, il secondo, tutti sapete, crociato, ed è un giocatore importantissimo per la prossima stagione e quindi credo che anche lui potrà essere in campo o comunque potrà farsi uno spezzone di partita. Oggi la formazione, Formazione? No, non lo so, mi giuro che non lo so nemmeno io. No, no, non lo so nemmeno mi io. dispiace non poter far giocare Kubis, che è uno di quelli che per la situazione contrattuale è ancora precario, diciamo, Ma era spesso. sì, anche lui avrebbe meritato di fare l'ultima, ma vabbè, ha salutato il suo pubblico, il nostro pubblico sabato scorso, quindi va bene così, l'arbitro l'ha fatto salutare, ecco. È un giocatore che ha dato tantissimo quest'anno, vedremo quello che succederà in estate. Di sicuro la società si metterà in moto per far sì che lui rimanga anche il prossimo anno. Poi non dipende tutto dal Brescia, come sapete, quindi anche lì si dovrà vedere quello che succederà. Sono cose un po' così, non facilissime, abbastanza complicate poi andare a risolvere. Voto a Brescia quest'anno. Ma non sono abituato a dare voti io, nel senso che il voto può essere sempre abbastanza alto o abbastanza basso, dipende dai punti di vista e dalla prospettiva dalla quale appunto tu guardi il voto. Io credo che il Brescia quest'anno abbia fatto qualcosa di magico. La prima cosa magica che ha fatto è che con una squadra di quasi esordienti, 8 undicesimi, 9 undicesimi esordienti, perché io considero anche Minelli esordiente, Morosini esordiente, Ocolì, che comunque avevano fatto pochissime partite l'anno precedente, li considero esordienti, si è salvato a 12 partite alla fine e quindi questo è un risultato meraviglioso. La seconda cosa importante è che questa squadra per lunghi tratti della stagione ha fatto, non a detta nostra, ma a detta degli addetti ai lavori, un grande calcio. Una squadra che ha battuto le prime 4 in classifica, ha battuto il Cagliari 4-0, ha battuto il Crotone 3-0, ha battuto il Pescara 2-0, ha battuto il Trapani 3-0, ha battuto il Cesena, ha battuto tutte le grandi, quindi ha dato veramente grandi emozioni. E fino all'ultimo, comunque fino a 2 partite alla fine, 3 partite alla fine, ha fatto anche sognare tutti quanti. E queste emozioni sono cose che rimangono, quindi penso che il voto sia assolutamente alto. È vero. Abbiamo commesso qualche errore, potevamo fare qualcosa di più, ma non lo sappiamo però, nel senso che non sappiamo se questa squadra alla fine sia arrivata al limite massimo della sua espressione.
quindi non lo sapremo mai. Questo lo dirà il tempo, lo dirà. Consideriamo che noi abbiamo giocatori in campo che avevano al massimo 15 partite di Lega Pro. Fare 42 partite in Serie B con questi ritmi, ma soprattutto poi anche ad un certo punto con la pressione che si doveva comunque fare un grande risultato, cioè il raggiungimento dei playoff, questo ha contato anche. Quindi, ripeto, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri errori, io credo che sia stata una stagione fantastica. Avuto Boscaglia, quindi niente, No, ma Boscaglia deve fare il suo lavoro, fa il suo lavoro, ha fatto il suo lavoro e continua a fare il suo lavoro. Boscaglia è un uomo di società che lavora con la squadra che la società gli dà in mano, cerca di tirare fuori il meglio da ogni giocatore. E quando dico il meglio da ogni giocatore, individualmente significa che comunque ognuno dei giocatori possa dare il massimo di quello che ha da dare, ma sempre nel contesto di un gruppo, nel contesto di squadra, quindi che sia assolutamente funzionale a quello che la squadra ha bisogno. Quindi questo è lo scaglio, il voto non tocca a me darlo. immagino comunque che le abbiano fatto piacere le voci che ci sono state su candidatura anche in Serie A. Almeno mi sono parlato Sì, di no, mi hanno questo. chiamato un sacco di presidenti. Sì, fanno piacere, ma di vero c'è pochissimo. E così come credo che di vero ci sia pochissimo anche delle voci che dicono di un interessamento da parte della società del Brescia su alcuni allenatori che ho letto. Vi posso garantire che non è così, che poi sono anche allenatori bravi e quindi stimati sia dalla società ma anche da me, colleghi bravi, però non c'è nulla di vero, così come spesso è stato scritto il falso su quelle che sono le squadre interessate a Boscaglia, quindi, o meglio a me, non è arrivato nulla, quindi non lo so, gli altri non lo so.